Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wargames per Passione. Oggi un altro episodio, come vi avevo promesso, della serie Supereroi. Oggi siamo infatti qua con Marvel Crisis Protocol. Avete già visto in settimana, la settimana passata, un unboxing relativa a questo gioco e adesso, dopo aver letto il regolamento, tra parentesi, il regolamento base, non il regolamento ampliato, il regolamento base presente nella scatola, sono pronto a parlarvi di questo gioco. Perché ho voluto specificare il regolamento base? Allora, nel regolamento base presente all'interno della scatola ci sono tutte le regole necessarie per iniziare a giocare con il contenuto della scatola base. Separatamente online e sempre aggiornato potete trovare un altro regolamento e questo regolamento è completo e, come abbiamo già visto in Star Wars Legion e come ci ha insegnato già la Fantasy Flight, questo regolamento verrà costantemente evoluto, costantemente aggiornato con le nuove regole che usciranno, con le nuove FAQ e così via, in modo appunto di non dover ricomprare sempre il regolamento cartaceo ma avere sempre un file disponibile pronto all'uso e efficiente per quello che serve, e allo stesso tempo, se vogliamo iniziare a giocare, abbiamo il regolamento base. Oltre ciò, il regolamento aggiornato e completo ha all'interno le regole per poter iniziare a fare le partite un po' più, possiamo dire, complesse, nel senso insegna come organizzare una squadra, insegna come organizzare una partita da zero, insegna come personalizzare la propria forza anche in, possiamo dire, visione, in previsione di tornei che verranno organizzati. Comunque Non dobbiamo dire altro, il regolamento presente all'interno della scatola è perfetto e necessario per iniziare a giocare con i modelli che ci sono e con le prime regole base, le prime missioni base. Ora, che cos'è Marvel Crisis Protocol? Beh, non è altro che il gioco di miniature wargame a tema Marvel, quindi con tutti i supereroi, questa volta dell'universo Marvel, che si scontrano, quindi passando da Capitan America fino ad Iron Man e arrivando a il fantastico Uomo Ragno, mio preferito e che giocherò sempre in tutte le mie partite. La scatola contiene 10 modelli e tutto il necessario per giocare, dai materiali, quindi dadi, misurini, cose per misuratore di movimento e così via, il manuale, carte necessarie per evolvere le proprie partite e non solo, anche gli elementi scenici, cosa che non è normale solitamente vedere all'interno di un gioco di miniature wargame. Però per un costo di comunque $100 per la scatola e 10 modelli, e potrebbe essere giustificato in quanto non fai pagare $10 un modello, però effettivamente inserisci anche altri tipi di modelli all'interno che sono gli elementi scenici come macchine, cassonetti, edifici e così via. Tralasciando su le diatribe che ci sono state a livello di scale di modelli in questi mesi, capire cosa voleva dire scala 40 mm, tutti si spaventavano pensando che gli elementi scenici non bastassero, quando per l'amor del cielo, ve lo spiego un'altra volta, scala e dimensioni sono due cose diverse. Se ti dicono scala 40 mm non vuol dire niente, perché la scala è un rapporto e 40 mm è una misura. Se ti dicono scala 40 mm nel mondo delle miniature non significa niente, perché 40 mm la misura del modello non vuol dire, perché un modello, un tipo di modello potrebbe essere alto 40 mm, un altro meno. Calcoliamo che la Knight Model, di cui abbiamo parlato settimana scorsa, ha una scala 30 mm, forse 35 mm, realistica, e i suoi modelli, quelli soprattutto più pompati, come possiamo vedere, che ne so, i Batman, quelli belli muscolosi, possono arrivare anche a essere alti 40 mm. Quindi, a parte che è stato un errore dell'azienda dare questa informazione, perché ha mandato un po' nel panico le persone e magari molti che volevano acquistarlo credendo in una scala diversa non l'hanno comprato, e dall'altra parte comunque le persone appunto si sono spaventate per un'informazione che effettivamente non voleva dire niente. Questa cosa si è risolta, l'abbiamo visto nell'unboxing, più o meno le scale coincidono con altri giochi già esistenti, quindi siamo tutti felici di ciò. Vorrei parlare a questo punto del gioco vero e proprio. Allora, il gioco, come già detto, si propone di farvi combattere e creare un team con i personaggi Marvel da voi preferiti e farli affrontare l'uno con l'altro per andare a risolvere delle missioni più o meno articolate. La particolarità è che si può creare un team con qualsiasi personaggio che si vuole, non c'è limitazione di bene, male, non c'è limitazione di fazione. Ovviamente ci sono delle agevolazioni in cui alcuni personaggi, come Capitan America e Teschio Rosso, hanno delle abilità di leadership che possono essere attivate o meno soltanto se tot membri della propria fazione, quindi per dire Capitan America,
o usare la sua abilità Avengers se soltanto almeno il 50% della squadra fa parte di cioè è composta da personaggi che fanno effettivamente parte degli Avengers. Dopodiché tutti gli altri membri della squadra otterranno le abilità degli Avengers, ma per sbloccare devi almeno avere il 50% dei membri che fanno parte del team originale. La stessa cosa per la Cabala comandata da Teschio Rosso. Quindi non abbiamo effettivamente più di tanto una limitazione a livello di squadre e di team. Quindi i giocatori possono essere liberi di creare la squadra, il team e le combo che più gli aggradano. Visto che di missioni e team e combo stiamo parlando, io procederei col parlare un po' di come vengono effettivamente portati a termine gli obiettivi e le varie tipologie di missioni esistenti. Per creare le missioni, ogni giocatore ha a disposizione due mazzi di carte, un mazzo rosso e un mazzo blu. All'inizio di una partita viene chiesto ai giocatori di selezionare dal proprio mazzetto, o rosso o blu, sceglieranno loro, due carte. Se un giocatore sceglie il rosso, l'altro sarà costretto a scegliere il blu, e viceversa. Queste due carte poi verranno a loro volta selezionate dal giocatore che le ha pescate, e la carta selezionata diventerà l'obiettivo di missione di, possiamo dire, quel giocatore, o almeno selezionata da quel giocatore, perché poi potrebbe portarlo a termine anche l'avversario. Allo stesso modo, le carte blu vengono scelte dall'altro giocatore e così via. A quel punto si avrà una combinazione di una carta blu e una carta rossa. Quella carta indicherà che tipo di missione stiamo andando a giocare, il livello della missione, quindi il numero di modelli che potranno comporre il team e la loro forza, e come la missione verrà portata a termine. All'interno è anche indicato la tipologia di mappa che andrà a essere utilizzata. Qui ci sono le mappe, 6 mappe, e su ogni carta missione sono indicate appunto che tipo di mappe dovranno essere utilizzate in quella missione e il tipo di obiettivo, dove andrà posizionato l'obiettivo e che tipo di obiettivo sarà. In questo modo ogni giocatore avrà modo di creare un proprio team per portare a termine la missione. Sì, perché il team viene creato con un roster di 10 personaggi a testa, e da quel roster vengono selezionati i personaggi più adatti ogni volta per portare a termine la propria missione, e che comunque non devono superare il livello di difficoltà della missione. Quindi se la missione è un livello 15, andremo a creare un team con personaggi che non superano il livello di potenza 15. Semplice, interessante e vario, perché all'inizio di ogni partita si ha appunto la possibilità di scegliere la missione che più ci si aggrada, ci piace di più, e allo stesso modo si ha anche la possibilità di creare un team apposito. Ovviamente poi se ti sei portato 10 personaggi tutti uguali da cui selezionare, non avrai molta scelta tattica. È intrigante pensare come ti abbiano lasciato la scelta tattica, in quanto prima vedi la missione, poi crei la squadra. Andiamo ora a parlare dei personaggi. I personaggi hanno, ognuno di essi, una card. Una card che, come abbiamo visto nell'unboxing, rappresenta le statistiche principali del personaggio, i poteri principali e un lato ferito in cui cambiano i poteri principali, devo essere sincero, cambiano veramente poco. Per dire, Iron Man qui ottiene l'omniraggio che non ha nella possiamo dire versione full, ce l'ha solo nella versione ferita, e altri personaggi cambiano veramente poco. Questo l'ho visto e mi è dispiaciuto, in quanto sarebbe piaciuto che da possiamo dire full vita a ferito cambiasse qualcosa di più, in quanto è una meccanica interessante del gioco e credo non sia stata sfruttata al meglio. Anche perché, come possiamo vedere, come abbiamo detto già nell'unboxing, Hulk non viene mai ferito, non ha mai un lato ferito, e il personaggio che probabilmente avrebbe avuto più interesse a essere potenziato dopo essere ferito non ha questa meccanica. Ha altre meccaniche che lo rendono comunque molto interessante e molto ulcoso, se così la vogliamo dire, ma questa meccanica a lui manca completamente. Come detto, comunque i personaggi hanno una varie statistiche, come può essere la loro vita, il movimento, quindi la velocità con cui si muovono, la loro dimensione, il loro punteggio di potenza, le loro difese, possiamo dire, da un attacco fisico, da un attacco energetico e da un attacco psichico o magico. E poi hanno una personalizzazione, una differenziazione di poteri non indifferente. Alcuni poteri si assomigliano, soprattutto per ora sulle Nemesi. Alcuni poteri di Spider-Man sono, per dire, molto simili a quelli di Dottor Octopus. Perché?
Non so perché questa scelta, perché effettivamente in questo tipo di gioco è difficile rappresentare in modo molto diverso delle abilità simili e quindi magari cambia semplicemente il nome. Per dire, Spider-Man ha la possibilità di lanciare con la ragnatela un oggetto addosso a un avversario o lanciare un avversario stesso. Ma allo stesso modo anche Octopus con le braccia ha la possibilità di arrivare a un oggetto lontano e lanciarlo o a un nemico lontano e lanciarlo. Difficile rappresentare sul campo da gioco delle meccaniche così simili senza che abbiano effettivamente lo stesso effetto. Di conseguenza è un'altra cosa che ho notato. Detto questo, ogni personaggio secondo me è molto vario nelle sue abilità e allo stesso modo ha differenti punti di forza. Di conseguenza abbiamo il tank, abbiamo il velocista, abbiamo il leader come potrebbe essere Capitan America che difende e dà ordini agli alleati, oppure il teschio rosso che in realtà è un gran support, quindi supporta gli avversari, li potenzia e gli permette di fare attacchi extra o attivazioni extra. Quindi a livello di personalizzazione dei personaggi secondo me hanno fatto un gran lavoro, potevano impegnarsi un po' di più negli effetti, come dicevo, ferito o non ferito. L'ultima caratteristica peculiare del gioco sono le carte. Le carte non sono altro che questo mazzetto, ok? Le carte tattiche, praticamente, e sono delle carte che ogni giocatore, mi sembra, può portarne 5, se non erro, a sua scelta. Queste carte vengono utilizzate per dare degli effetti particolari in gioco. Stiamo parlando effettivamente di alcune carte che si attivano semplicemente con alcuni trigger e che possono essere utilizzate o nella propria attivazione se sono degli effetti attivi e quindi devono essere utilizzati da un personaggio o da un alleato del personaggio che si sta giocando, oppure delle carte di reazione che possono essere giocate anche nel turno dell'avversario. La particolarità di queste carte è che comunque non sono gratuite, hanno bisogno di essere pagati in punti potere. Cosa sono i punti potere? Ne andiamo a parlare tra poco. Queste sono in linea di massima le meccaniche che regolano il gioco in sé. Io adesso andrei a farvi vedere un po' più nel dettaglio il campo da gioco, come è gestito e come si svolgono le determinate azioni e le particolarità di questo gioco. Come potete vedere, il campo da gioco si gioca su un 90x90 e i vari personaggi e elementi scenici presenti all'interno della scatola. Qui c'è qualcosa di nascosto, va bene, e elementi scenici extra della Pwork Wargames non sono contenuti all'interno della scatola. Anche il tappetino della Pwork non è presente all'interno della scatola, ma hanno già annunciato che ce ne sarà uno adatto comunque e con brand del gioco in uscita, però effettivamente non mi serve prenderlo, non mi interessa in quanto ho già questo e la Pwork ha già fatto uscire un altro tappetino a tema urbano, di conseguenza sono a posto così. Le miniature presenti all'interno della scatola più le altre due Modok e Hulk prese separatamente come vi ho già fatto vedere nel video. A questo punto io posso dirvi, la scala è per me perfetta ad altri wargame già visti, le miniature sono di alto livello in plastica e molte volte, se poi andiamo a vedere per esempio qua Hulk, vediamo se riesce a mettervelo a fuoco, ecco, come potete vedere ci sono praticamente nessuna linea di fusione e i pezzi combaciano quasi alla perfezione. Altri modelli sono meno perfetti. In linea di massima la qualità la trovo veramente veramente interessante. A questo punto vi potrei far vedere i dadi, che sono dei D8 particolari, cioè si usano sia per azioni di attacco che per azioni di difesa. Abbiamo diversi effetti come può essere il fallimento critico, il colpito che attiva determinati effetti particolari all'interno dei personaggi, il critico che permette di tirare dadi extra per ogni critico uscito, un colpito che serve nell'attacco e poi abbiamo la difesa che serve effettivamente soltanto quando si va a difendere un attacco. Andiamo a vedere più nel dettaglio come si comportano i personaggi, quali sono le meccaniche effettive del gioco. Qui abbiamo i misurini di movimento, come abbiamo già visto in Star Wars Legion, e i misurini di movimento vengono utilizzati in contatto di basetta con il modello, come potete vedere qua Ultron che muove M e il personaggio poi viene posizionato alla fine del proprio movimento. Questo serve appunto per muovere i personaggi all'interno del gioco. La particolarità è che non devono essere per forza posti sul finale del tracciato di movimento, possono essere posti anche a metà, ma non solo, possono essere anche posti semplicemente a contatto col misuratore di movimento senza per forza essere, possiamo dire,
sovrapposti. In questo modo si ha un po' più di libertà di movimento. Un'altra particolarità del gioco che è molto interessante è il fatto che non esiste la terza dimensione, o meglio, la terza dimensione esiste perché ci sono ovviamente le miniature e gli elementi scenici tradizionali. Il gioco però nel suo regolamento è composto in modo da svilupparsi soltanto in modo bidimensionale, come se questi non fossero effettivamente elementi scenici o i personaggi non avessero una determinata altezza, ma fossero appoggiati sul terreno. In questo modo tutte le misure vanno prese al, diciamo, parallelamente all'elemento di gioco, soprattutto se i personaggi sono su due piani non si misura in diagonale ma si misura parallelo, e allo stesso modo ci sono alcune regole per i movimenti soprattutto che consentono a determinati personaggi con regole particolari di superare elementi scenici come se essi non esistessero. Prendiamo per esempio Spider-Man. Spider-Man muove di L, ma effettivamente un personaggio che va a muovere su un livello superiore rispetto al proprio, che mi sembra abbia la limitazione comunque di un livello superiore solo, possa muoversi di S. Prendiamo per esempio qua, togliamo Doc Ock, prendiamo per esempio qui la Vedova Nera. La Vedova Nera, per muoversi e arrampicarsi su questo elemento scenico, non muoverà la sua distanza, che è M, se non erro, comunque anche se ho sbagliato non importa, non muoverà M ma muoverà S, in quanto si sta arrampicando e sta andando su una superficie più alta, possiamo dire. Allo stesso modo però Spider-Man ha scalamuri. Scalamuri gli permette di muovere della sua velocità. I personaggi base hanno altezza 2, il terreno ha altezza 3, tu non puoi superare o comunque camminare su un elemento scenico di una altezza superiore alla tua senza diminuire la tua velocità, ma arrampica muri come Flying ti permette di superare ogni elemento scenico che non sia superiore a 5 senza modificare la tua velocità. Di conseguenza Spider-Man può andare qua con L senza alcun tipo di problema. Ovviamente poi se l'elemento scenico fosse superiore a 5, Spider-Man vedrebbe la sua velocità diminuita, ma direi anche giustamente, in quanto l'elemento scenico è troppo alto e Spider-Man non potrebbe scalarlo in tutta quella velocità. Però avrebbe la possibilità comunque di scalarlo senza troppi problemi. E questa è la cosa interessante, perché rappresenta appunto il fatto che lui si muove di meno, ma perché ha scalato e quindi ha fatto un movimento molto più lungo muovendosi in verticale. E quindi questa la trovo una regola molto interessante a livello appunto di scrittura, perché permette di dare un effetto particolare e realistico a un personaggio che ha determinati poteri e che non dovrebbe avere un determinato tipo di limitazioni. Ora andiamo a vedere la scheda di un personaggio nel dettaglio. Andiamo a vedere ora nel dettaglio una scheda di un personaggio. Per non far torto a nessuno e per essere molto felice di quello che sto facendo, vi faccio vedere Spider-Man. Detto questo, cosa andiamo a vedere all'interno di una scheda di un personaggio? La scheda di un personaggio, come possiamo vedere, è composta dalla sua vita, dalla velocità con cui si muove, quindi il misuratore L, la sua dimensione, che è molto importante, come abbiamo visto prima, a livello di altezze, per capire cosa un personaggio possa o non possa scavalcare, ma anche cosa un personaggio possa o non possa lanciare, perché questo poi dipende dalla dimensione effettiva degli elementi scenici. Alcuni elementi scenici non possono essere lanciati da personaggi troppo deboli e di conseguenza si va a vedere l'altezza e la dimensione del personaggio che li sta lanciando. È anche obbligo dire che non tutti gli elementi scenici e non tutti i personaggi li possono lanciare. È una limitazione diversa da altri giochi che abbiamo visto, in cui tutti i personaggi con una determinata forza possono lanciare determinati elementi scenici. In questo caso no, deve essere un'abilità scritta all'interno del personaggio, perché alcuni personaggi di big ground, diciamo, non li lanciano. Anche se Iron Man avesse la forza di lanciare un elemento scenico, non l'abbiamo mai visto lanciare niente, perché non è nel suo stile di gioco. Qui possiamo vedere invece la potenza quando si va a creare il party. Questa è la difesa da attacchi, possiamo dire, fisici, questa è la difesa da attacchi energetici e questa è la difesa da attacchi psichici e magici, come abbiamo già detto prima. Questi sono i poteri che al loro, diciamo, nell'angolo sinistro rappresenta che tipo di poteri sono, quindi per andare a contrapporli alla difesa dell'avversario. Stiamo parlando quindi di fisico e energetico per quanto riguarda Spider-Man.
I poteri base semplicemente di solito non costano punti potere, adesso andiamo a spiegare cosa sono, e permettono di guadagnare alternativamente punti potere per ogni danno inflitto. Crescendo i poteri hanno effetti maggiori e danno o meno punti potere, o permettono semplicemente di spendere punti potere per avere effetti extra. Alcuni poteri, come possiamo vedere qua nel dettaglio, hanno una spirale che non è altro che il risultato spirale del dado, vedere qui, e che nel caso in cui appunto esca la spirale con il dado otteniamo quel effetto specifico su quel determinato potere. Questi poteri di base sono quelli a scelta del personaggio che possono essere utilizzati, mentre altri poteri come questi qua sotto che potete vedere sono diversi. A seconda del simbolo sono degli effetti attivi di reazione oppure degli effetti infiniti. Gli effetti infiniti sono sempre attivi, come potete qua vedere Spider Sense, quindi che dà una difesa maggiore a Spider-Man, oppure Arrampicamuri, che non perde effettivamente mai. Altri, tipo questi due con la croce, possiamo dire, sono effetti che funzionano solamente nel turno del personaggio, quando il personaggio quindi viene azionato, ma che non richiedono azioni. Ogni personaggio nel gioco ha due azioni, e in queste due azioni si può muovere o effettuare un qualsiasi combinazione di attacchi, che possono essere quelli semplici o che possono essere quelli avanzati. In questo caso, se il personaggio specifico non ha indicato che questi due poteri sono delle azioni, e la cosa sarebbe scritta qui nella descrizione, ecco che questi poteri sono in più. Di conseguenza si ha la possibilità di fare delle cose extra, a patto di avere i punti poteri necessari per pagare, e queste cose superano il limite delle due azioni necessarie al personaggio per agire. Di conseguenza Spider-Man potrebbe fare due attacchi e lanciare un personaggio o lanciare un elemento scenico in testa a quel personaggio nello stesso turno, a patto appunto di avere tre punti potere oppure una combinazione dei poteri necessari per effettuare la propria combo. E questo lo trovo molto interessante, perché crea il gioco, fa diventare il gioco molto dinamico. Tutto il gioco però gira attorno ai punti potere. I punti potere non sono altro che dei segnalini che vengono assegnati al personaggio per permettergli di effettuare determinate azioni speciali, appunto per attivare i propri poteri. I punti poteri vengono assegnati uno a turno, all'inizio di ogni turno. Vengono assegnati per il potere base, che di solito è l'attacco. Quando un personaggio attacca non spende punti potere, e per ogni danno inflitto all'avversario gli viene dato un punto potere extra. E anche quando riceve danno, ogni personaggio che riceve un danno riceve un pari ammontare di punti potere. Quindi, diciamola, molto presto i nostri personaggi avranno una caterva di punti potere da utilizzare. I punti potere vengono utilizzati sia per effettuare attacchi, sia per effettuare azioni in gioco. Quindi per contestare, conquistare o tirare su degli obiettivi. Quindi i punti potere sono una risorsa molto utile ed essenziale per tutti i personaggi. Un personaggio senza punti potere non avrà la possibilità di fare molto, e allo stesso modo un personaggio con tanti punti potere avrà modo di fare determinati trick e determinati trigger in combo con la squadra. Questo rende, come già detto, il gioco molto dinamico. Come si svolgono invece gli attacchi e le difese? Per farvelo vedere ho deciso di mettere a confronto due personaggi molto molto diversi. Abbiamo qui un personaggio molto veloce, quindi il solito Spider-Man, e però allo stesso tempo fragile quando viene colpito, e poi abbiamo dall'altra parte Hulk, un tank vero e proprio. Voglio farvi vedere un po' le meccaniche per colpire e difendere, in modo che voi possiate capire un po' come si svolgono le dinamiche del gioco. E se ci riesce anche per farvi capire, secondo me, perché hanno inserito la meccanica del ferito, perché secondo me c'è un motivo ben preciso per cui hanno inserito la meccanica dei modelli feriti, ulteriore al fatto di potenziare i personaggi, in quanto, come vi ho già detto, non vengono potenziati e personalizzati abbastanza, secondo me, una volta feriti. Prendiamo per esempio Spider-Man. A questo punto sono tutti e due puliti, non hanno poteri di alcun tipo. Decidiamo che Spider-Man voglia effettuare un attacco semplicemente contro Hulk. Ha uno strike che viene fatto a distanza 2. Adesso non vedrete benissimo le statistiche, ma fidatevi di quello che vi sto dicendo. La distanza 2 sarebbe praticamente questo misurino qua. Non esiste la meccanica del corpo a corpo e l'ingaggiato in corpo a corpo. Se il tuo attacco arriva alla distanza designata, può colpire l'avversario. In questo caso Spider-Man non riesce ad arrivare alla distanza
che si prefigge per attaccare. Di conseguenza decide di muovere. Spider-Man muove L, quindi a tutta la distanza necessaria. Di conseguenza Spider-Man può mettersi esattamente alla distanza che vuole per colpire Hulk e attaccare. Spider-Man nel suo attacco base ha 5 dadi da lanciare. Spider-Man tira benissimo, fa un colpito, un critico, un colpito e una spirale. In questo caso la spirale non dà effetti speciali. Il critico però è un tiro iniziale, di conseguenza permette di tirare un altro dado. Spider-Man fa un altro critico, non essendo un tiro iniziale, questo critico va a... non dà altri dadi, ma si aggiunge alla pool dei successi del tiro. Di conseguenza Spider-Man fa 6 hit a segno contro Hulk. Hulk a questo punto deve difendere. L'attacco di Spider-Man è un attacco fisico, la difesa di Hulk fisica è 2. Di conseguenza Hulk tira semplicemente 2 dadi. Fa una difesa e un successo. In difesa Hulk non ha nessun attacco, un difesa speciale che si attiva col suo, con la sua spirale. Di conseguenza Hulk semplicemente difende 2. Su 6 dadi entrati, la difesa di 2 di Hulk gli fa mettere un totale di 4 ferite. La particolarità del potere di Hulk permette che ogni 3 ferite lui ottenga un tot di poteri extra alla fine del turno, all'inizio del turno successivo. Attualmente questa cosa non si applica, però Spider-Man ha inflitto 4 danni a Hulk, quindi ottiene 4 punti potere. Allo stesso modo Hulk, essendo stato ferito e avendo ricevuto 4 danni, riceve esattamente lo stesso numero di punti potere perché ha ricevuto 4 ferite. Adesso, essendo ancora il turno di Spider-Man, Spider-Man ha 4 poteri da andare a utilizzare. In questo modo Spider-Man potrebbe usare con i 4 poteri o la ragnatela teaser che infligge, che ha un costo di potere 2, la webline che ha un altro costo di potere 2, o con 3 potrebbe usare la webapult, quindi la catapulta di ragnatele. In questo caso andiamo a utilizzare semplicemente la webapult. La webapult cosa fa? È un attacco che permette a Spider-Man di prendere un personaggio di una determinata dimensione o un elemento scenico di una determinata dimensione e lanciarla contro un avversario. In questo caso stiamo parlando di un elemento scenico a distanza 3 che può essere lanciato se è di dimensione 2 o inferiore. A distanza 3 possiamo trovare... La macchina sfortunatamente non ci arriva, ma possiamo trovare questo bellissimo lampione. A questo punto, che dire, lanciamo il lampione su Hulk, rimuoviamo il lampione dal campo di battaglia perché in automatico viene lanciato su Hulk. Il lampione, facciamo caso, adesso non vado a vedere le regole, che abbia una dimensione pari a 2. La dimensione pari a 2 infligge 2 danni automatici a Hulk, ma Hulk ha la possibilità di andare a schivare. Quindi, come prima, fa un tiro di riflessi con la propria difesa da impatto e Hulk riesce non solo a difendere 2, ma a fare anche un critico, che gli dà 3 successi su 2. Quindi, Spider-Man utilizza i suoi 3 punti per lanciare il lampione su Hulk e Hulk non si fa proprio niente. Spider-Man a questo punto ha fatto il suo movimento, il suo attacco e un potere speciale che non gli faceva consumare un'azione, ma che era limitato a 1 a turno e indicato nel suo potere. A questo punto però tocca Hulk e Hulk non vuole vendicarsi su Spider-Man. Di conseguenza Hulk, avendo i suoi buon 3 poteri, decide di utilizzare tutti e 4 i poteri per fare un bellissimo Hulk Smash su Spider-Man. Spider-Man si trova ancora alla distanza 2 di prima perché ha fatto l'attacco. Di conseguenza Hulk può fare il suo attacco Hulk Smash a distanza 2. Procediamo quindi a ricreare la pool di dadi di attacco e la pool di dadi di difesa. Hulk, utilizziamo Hulk Smash. Hulk tira 8 dadi contro Spider-Man. Ma non solo, Hulk aggiunge anche... Usate un dado di attacco ogni 3 ferite che gli sono state inflitte. Spider-Man prima gliene ha inflitte 4. Di conseguenza Hulk tira 9 dadi col suo Hulk Smash. Questo è l'attacco di Hulk. Non molto bene, se vogliamo dire.
ma abbiamo 3 colpiti di cui 2 critici. Questi 2 critici mi permettono di lanciare altri 2 dadi. Abbiamo quindi altri 2 colpiti per un totale di 5. Spider-Man in corpo a corpo va a difendere 3. Di conseguenza tiriamo 3 dadi per la difesa di Spider-Man. Un solo successo e Spider-Man però ha la possibilità, con i suoi sensi di ragno, di rilanciare 2 dadi. Che sfortunatamente per Spider-Man sono 2 fallimenti critici, che in alcun caso non possono essere ritirati, a prescindere che tu abbia fatto critico o meno, o che tu abbia dei poteri speciali che ti permettono di cambiare la tipologia di dado. Di conseguenza, se questi 2 critici fossero usciti prima, Spider-Man non avrebbe potuto ritirarli per il super senso di ragno, ma in questo caso sono indifferenti. Spider-Man difende un solo colpito da Hulk, e Hulk gli infligge 2, 4, 5 colpi. Di conseguenza sono altre 4 ferite su Spider-Man, che dalle sue 5 fortunatamente non muore perché gliene resta una. Gli vengono dati altri 4 poteri perché ha ricevuto 4 danni, e Hulk non ottiene poteri perché il suo potere speciale non gli permette di ottenere poteri, dato che era un potere piuttosto forte. In questo caso però non si attivano neanche i 2 poteri speciali di Hulk che sono indicati in Hulk Smash, che potevano attivarsi soltanto se fosse uscita una spirale. In questo caso avrebbe stordito Spider-Man e lo avrebbe lanciato a distanza S. Questo avrebbe permesso a Spider-Man di essere lanciato contro l'edificio, ricevere un altro danno e perdere i sensi momentaneamente per quel turno. Quindi andare praticamente KO per quel turno. Hulk in questo caso ha fatto semplicemente un attacco. Avrebbe avuto il modo di fare un altro attacco per infliggere altri danni a Spider-Man nel caso in cui non fosse morto e effettivamente non è sceso, quindi poteva attaccare di nuovo, o poteva con le sue azioni per prendere un oggetto a distanza 2 e lanciarlo ad M, prendere appunto la macchina che si trova a distanza 2 e lanciarla a una distanza di M contro Spider-Man per infliggere un altro danno praticamente assicurato. Le possibilità in questo gioco sono veramente tante, ma perché dico che in questo caso però possiamo andare a vedere anche che Spider-Man KO, per esempio, diventerebbe all'inizio del turno dopo stordito. Qual è la particolarità quindi a questo punto dello stordito di cui vi parlavo prima? La meccanica dello stordito, e che poi diventa ferito, è semplicemente una meccanica per permettere ai personaggi di non essere one-shottati in un turno solo di combattimento. Come vi ho detto, le opzioni che avrebbe avuto Hulk nella seconda azione, Hulk avrebbe potuto fare di tutto e infliggere le altre 5 ferite rimanenti a Spider-Man anche avendolo ferito. Quindi avrebbe potuto prima, con un attacco un po' più fortunato di quello che ha tirato, mandarlo ferito e poi ucciderlo nel secondo turno. Credo quindi che la meccanica del ferito non sia per potenziare o modificare le statistiche dei personaggi, ma sia stata fatta semplicemente per evitare che i personaggi troppo forti possano far pulizia del campo di battaglia dell'avversario prima della fine del turno. Un personaggio stordito che non è ancora effettivamente diventato ferito, ma che ha perso tutti i suoi punti vita per quel turno, non può essere attaccato, non può essere ulteriormente ferito finché non passa il turno, e però non può ottenere obiettivi, anzi se possiede degli obiettivi li perde e permetterebbe a Hulk di recuperarli. Di conseguenza questa meccanica del ferito è semplicemente, secondo me, un palliativo per bilanciare il gioco e permettere ai personaggi troppo forti di non farla da padrone in tutta la partita. Queste sono più o meno le meccaniche del gioco, ovviamente non complete, ma molto interessanti, che io ovviamente trovo molto interessanti anche perché sono un fan della Marvel, di Marvel Crisis Protocol. Spero che qualcosa abbiate capito e direi di tornare un po' nel nostro green screen. Ed eccoci qua ragazzi, siamo tornati qui dopo avervi fatto vedere più o meno le meccaniche base di Marvel Crisis Protocol. Spero di non avervi annoiato, spero che vi abbiano intrigato le regole. Io lo trovo un gioco veramente molto divertente, lo trovo semplice ma allo stesso tempo non banale, non tanto per chissà cosa, ma principalmente per il fatto che tutte le meccaniche in gioco rendono, secondo me, il gioco
veramente divertente e tutti questi trick lo rendono molto dinamico. Da Wargames per Passione è tutto, da Mattia è tutto e ci vediamo a un prossimo episodio, sempre sui supereroi, qui su Wargames per Passione. Ciao ragazzi!